La Holden per me è sempre stata un ambiente che aveva una forza attrattiva potente, potente per quello che potevo immaginare succedesse dentro. Nel momento in cui ho avuto più tempo, mi sono gettata in questa avventura e devo dire che per il momento ho una grossa soddisfazione. Sono sempre stata alla ricerca nella mia vita di esperienze che diano un senso a quello che faccio e a perché sono qui in questo mondo. La scuola Holden, sorrido dicendolo, ma lo ripeto spesso a moltissimi miei amici e familiari, è stata per me una delle decisioni più azzeccate della mia vita. Le esperienze che ti aprono la mente sono comunque interessanti perché su queste poi basi gli sviluppi futuri di idee e poi anche perché dal punto di vista delle nozioni che apprendi sono sicuramente cose nuove, importanti. Alla scrittura dedico ogni giorno almeno una porzione del mio tempo, che può essere variabile, ma per me è fondamentale. È un punto fisso anche di ritorno a volte, comunque qualcosa che mi ha sempre accompagnato come passione, che non ho forse prima d'ora mai approfondito fino in fondo, ma che è sempre tornato comunque a dirmi provaci. È una esperienza che mi ha fatto apprezzare quanto è bello essere vivi e quanto è bello provare emozioni e quanto è bello mettersi alla prova, mettersi in dubbio e sperimentare cose nuove, sempre. Perché mi piace scrivere? Perché una volta ho sentito che uno scrittore a cui hanno fatto questa domanda gli hanno chiesto appunto perché ti piace scrivere, lui ha detto a te non piace respirare, ed era finita così. Quello scrittore ero io.